Beh, quando Alberto Teodini, che è il presidente della Consulta per lo sport della città di Sarzana, mi ha invitato a presenziare in qualche modo alla prima giornata di questa manifestazione, principalmente mi sono sentito orgoglioso perché ci si ricorda ancora di come si dice in gergo, delle vecchie glorie, e poi perché comunque mi dava modo di tornare a casa in qualche modo, anche se io sono di La Spezia, Sarzana la sento chiaramente parte del territorio della mia vita, e io adesso abito in Romagna, e sono venuto ovviamente ben volentieri, e principalmente perché si parla di sport, e come dicevo prima ai ragazzi, nel momento che tu riesci a coinvolgere un numero importante di ragazzi intorno a un progetto sportivo di qualsiasi genere, che sia atletica, che sia basket, piuttosto che qualsiasi altro sport, io penso che sei già a un buon punto nell'educare il giovane, nel farlo crescere in modo corretto, perché alla fine se si riuscisse a instillare, diciamo, nei ragazzi il significato morale, etico dello sport, a mio avviso ci sarebbe già tutto di guadagnato. Ovvio che poi nel momento che riesci anche a impegnarli in un'attività che comunque porta via tempo e porta via risorse mentali e fisiche, anche lì purtroppo bisogna sottolineare come sia un modo per evitare altre storture che la vita purtroppo ci fa vedere tutti i giorni, di cui ci fa vedere tutti i giorni esempi negativi. Io ho speso gran parte della mia vita nel fare sport, devo dire che né droga né delinquenza mi hanno mai sfiorato la mente, ecco, come tentazioni. È ovvio che poi in un territorio come quello ligure, anche se un po' particolare come quello della Val di Magra, dove magari c'è penuria di impianti sportivi, qualunque manifestazione che cerchi di far capire che basta poco per fare sport, a mio avviso è ben accetta, e soprattutto deve essere condivisa da più persone possibili. Nello specifico, poi oggi è il 12 settembre, che nel 79, quindi ormai 35 anni fa, proprio questo giorno vide il record del mondo di Pietro Mennea a Mexico City, 1972. E oggi tra l'altro in parecchie città d'Italia si ricorda col Mennea Day appunto questa data. Ecco, è significativo proprio perché io penso che sia stata la più grande impresa sportiva italiana di tutti i tempi. Gli altri ovviamente potranno dire diversamente, può dire qualcuno lo sci con tomba piuttosto che la nazionale di calcio quando ha vinto i mondiali, però a mio avviso lo sport come l'atletica, che è fatta di uomini di cronometro e metro e non di opinabilità come può essere il giudice o un arbitro, diciamo è la quintessenza dello sport. Poi ovvio, come ho detto prima, lo sport è tutto bello, è tutto importante. Come ripeto, l'invito di Alberto Teodini l'ho subito sposato, sono venuto nonostante che appunto ci sia qualche chilometro di distanza, sono venuto subito, purtroppo partirò già questa sera, finita appunto la manifestazione, non potrò vedere le altre due giornate. Stefano May saluta Spezia TV e la ringrazia di questa opportunità.